A Roma, sulla via Cornelia, i santi martiri Mario e Marta coniugi e i figli Audiface e Abacum, nobili persiani, i quali, al tempo del principe Claudio, erano venuti a Roma per pregare. Di essi Marta, dopo aver sopportato i flagelli, l'eculeo, il fuoco, gli uncini di ferro e il taglio delle mani, fu uccisa a ninfa. Gli altri furono decapitati e i loro corpi bruciati. Dopo il fatto, di nascosto, Felicita diede dovuta sepoltura a questi testimoni della fede. Dai dati storici non si riesce a comprendere se questi martiri sono stati uccisi durante il regno di Claudio o Diocleziano. Le reliquie furono successivamente traslate in Sant'Adriano e Santa Preside.